Buonasera a tutti gli amici di Bari Web TV. Questa sera con le nostre telecamere ci troviamo a Molfetta, ospiti del centro commerciale Mongolfiera, per seguire l'evento della Fashion Week, l'evento più trendy della Puglia. Ospiti di questa serata l'attore Primo Reggiani e Costanza Caracciolo. Abbiamo seguito per voi le sfilate nel centro commerciale e intervistato i due ospiti di questa sera. A voi le immagini della Fashion Week al centro commerciale Mongolfiera di Molfetta. Semplicemente un'iniziativa che richiama Milano, che voi sapete bene che Fashion Week non è una cosa che abbiamo inventato noi e non ci arroghiamo questo merito, però ci proviamo e a quanto pare non va poi così male, anzi. Serata conclusiva con ospiti d'eccezione che suscitano tanta curiosità, abbiamo scelto due ragazzi, Primo Reggiani che adesso è nelle sale e Costanza Caracciolo, l'ex velina, comunque sempre molto attiva, molto vicini alla gente, giusto per coronare, diciamo, questa settimana di tanti eventi e per festeggiare tutti insieme. Ragazzi, voi siete un simbolo della gioventù che ha avuto successo, noi siamo una televisione molto giovane sul web. Che consiglio vi sentite di dare ai nostri spettatori che ci seguono per arrivare e sfondare magari in quel mondo dello spettacolo? Beh, innanzitutto di credere sempre nei propri sogni, di non affidarsi alle prime persone che propongono qualcosa, perché purtroppo ci sono in giro tanti farabutti, di studiare perché arrivare preparati in quello che uno spera di fare secondo me è fondamentale. E io in particolar modo sto continuando a studiare nonostante, insomma, abbia fatto la velina 4 anni a Striscia, ma è stato soltanto un punto d'inizio, per cui adesso bisogna studiare. Ma no, prima di tutto, insomma, i simboli sono altri, di altra importanza e valenza. Noi siamo così, sono giovani fortunati che hanno la possibilità di riuscire a inseguire un sogno. Questo prima di tutto. E il consiglio, no? Era perché poi sono arrivato a casa, ho distratto. Era sempre il consiglio? Il consiglio di studiare, di non affidarsi, certo. Ah sì, che ci sono tanti farabutti, sì, sì, è vero, anche se purtroppo per le donne è un po' più complicato rispetto a questo, purtroppo. E quindi niente, sì, il consiglio vale anche per me, cercare di stare attenti, di non mollare mai, di inseguire i propri sogni, sempre. Invece per quanto riguarda voi due, progetti per il futuro? Ma io rispondo sempre che sto seminando, perché in realtà adesso non ho niente di concreto, per cui sto studiando e vedremo. Beh, io ho appena finito di girare la seconda serie di Una grande famiglia 2, e veramente 3 settimane fa, e
avrei dovuto fare uno spettacolo a teatro che però poi è saltato per problemi personali e adesso prendo un mesetto, un paio di mesi per riordinare un po' le idee, sì. Saluto da parte mia e di Primo a tutti gli amici di Bari Web TV. Ciao! Ciao!